Siamo con l'assessore Vincenzo Cotugno, stasera in scena Noi Artisti di Questa Terra, che è una manifestazione storica della nostra regione. Sì, neanche il Covid l'ha fermata, né l'anno scorso né quest'anno. 25 anni ininterrotti in un piccolo centro della regione Molise, con la partecipazione però straordinaria di grandi nomi. Veramente una gran bella serata, una gran bella festa che si ripete ogni anno. Il bravo, ovviamente, un plauso va agli organizzatori, al sindaco Nino Ponte e soprattutto a Marco e Antonio Molino. Ogni anno portano qui tanti talenti e il pubblico risponde bene. Stasera c'è il tutto esaurito. Ma questi eventi servono anche soprattutto per quello, per far conoscere i nostri piccoli centri storici, che sono dei piccoli scrigni di unicità, per cui queste manifestazioni servono per quello, in lungo e largo per la regione. Quest'anno ne abbiamo oltre 200 di eventi che servono proprio come offerta culturale e turistica di chi viene a visitare la nostra regione. Angelo Botticella, presidente dell'associazione musicale Kalos, associazione che ha dato vita all'orchestra Kalos Ensemble. Nata durante il periodo di pandemia, nata per la condivisione di una forte giovane volontà di divulgazione e promozione della cultura musicale. I nostri obiettivi sono quelli, appunto, di essere presenti sul territorio, di promuovere la musica, quest'arte preziosa, in ogni sua sfaccettatura o manifestazione, come stagioni concertistiche, concerti, festival e masterclass. Troppo spesso negli ultimi anni la musica, specialmente quella classica, viene ritenuta un bene per pochi, no? Una di nicchia. E noi vogliamo, appunto, abbattere queste barriere, provare a abbattere queste barriere e renderla un bene fruibile da parte di tutti, attraverso anche lezioni concerto, dove, appunto, illustreremo le nostre produzioni. Stasera siete protagonisti a Montorio nei Frentani con un omaggio a Piazzolla. Sì, quest'anno ricorre il centenario dalla nascita del compositore italo-argentino e quindi abbiamo pensato di proporre un repertorio tutto incentrato sulle sue musiche. Il direttore Daniele Terzano ha arrangiato tutti i brani che eseguiremo, gli arrangiamenti originali, e alla voce ci sarà il baritono Donato Di Gioia, a fisarmonica solista Flavio Feleppa. Orchestra d'archi, come si compone? Allora, orchestra d'archi è composta da violini che si dividono in due sezioni, violini primi e violini secondi, le viole, i violoncelli e il contrabbasso. In più abbiamo il pianoforte e, appunto, la fisarmonica e il baritono. I prossimi appuntamenti dell'orchestra Kalos Ensemble. Stiamo organizzando una stagione concertistica autunnale ed una primaverile. Non per ultimo, il 1° gennaio saremo i fautori del concerto di Capodanno al Teatro Savoia di Campobasso. The games you played were never fun. Say you'd stay, but then you'd run. Giving you what you're begging for, giving you what you say.
forget about it. When you walk out the door and leave me torn, you're teaching me to live without it. I'm so bored. I'm so bored. Premio artistico a Valeria Pizzuto, stasera si esibisce sul palco di noi artisti di questa terra, che cosa ci farà vedere? Allora, questa coreografia è stata fatta interamente da me, quindi sono molto legata a questa coreografia. Poi l'ho anche proposta per il Marte Live, un'altra esibizione, un'altra manifestazione che si è svolta a Campobasso, quindi è anche molto emozionante riprenderla e riproporla in un'altra realtà, in un altro paese, soprattutto che è del mio Molise. E, con questa coreografia inoltre voglio anche trasmettere quello che è appunto il mio percorso nella danza, la mia passione e che ho voluto portare avanti nel tempo, e spero che questo comunque possa essere capito tramite questa coreografia. La passione, come è nata questa passione per la danza? Penso sia nata con il tempo, perché è una cosa che comunque va fatta con costanza, e solo nel tempo penso che scopri quanto veramente ti piaccia una cosa e quanto vuoi approfondirla e andare avanti. È una passione che io ho avuto da ormai sono 16 anni che faccio danza, e continuerò comunque a farla perché mi dà risultati e mi rende felice e mi dà soddisfazioni. Più vado avanti e più le soddisfazioni sono grandi. Lei è giovanissima, a quanti anni ha iniziato a danzare? A 6 anni e ora ne ho 22, quindi continuo a studiare non solo per praticare danza ma anche per insegnare in futuro danza a allievi piccoli e anche grandi, se riuscirò. Lei è qui in rappresentanza della sua scuola di danza. Sì, esatto. La mia insegnante Ilaria Barone comunque mi ha seguito appunto da quando ho cominciato, dalle origini, quando ero all'Étoile e quando adesso sono da quando adesso sono all'Open Arts Studio. Quindi ha vissuto il mio percorso dal principio e mi ha accompagnato in ogni tappa, non solo nei momenti più felici ma anche in quelli un po' più magari di sconforto, e quindi proprio per questo sono una compagna di vita, diciamo. Ilaria Barone, direttrice artistica di Open Arts Studio. Stasera la scuola riceve un premio didattico, possiamo dire così. Sì, 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 sono molto contenta, anche emozionata di essere qui, perché è una manifestazione che comunque seguo, e come tutte le manifestazioni che danno, diciamo, lustro al territorio, anche questa è una di quelle che dà molto valore a ciò che c'è in Molise, perché c'è tanto. E quindi non solo apprezzo questa manifestazione, essere presente anche con un riconoscimento per me è motivo di vanto e di orgoglio sicuramente. Raccontiamo qualcosa della scuola, un po' la storia della scuola. La scuola è una scuola relativamente giovane, perché a settembre, se tutto va bene, iniziamo l'ottavo anno di attività. È una scuola unica nel suo genere, in quanto nella stessa sede è possibile studiare musica, danza e teatro. È un centro proprio di arte a tutti gli effetti, quindi scuola di danza compresa per tutti gli stili di danza, sia per le bambine e gli adulti di varie età, e anche scuola di ballo, scuola di musica con le varie categorie di strumenti, e teatro con l'associazione ACT, che si poggia da noi da 2 anni a questa parte, sperando sempre di poter riprendere e riniziare con nuove realtà integrate tra loro. La scuola ha sede a Campobasso, giusto? Sì, Campobasso, siamo in via Conte Rosso.